Buongiorno, sono il dottor Pezzoni, mi occupo di andrologia, angiologia, chirurgia vascolare presso il centro Unisalus di via Pirelli a Milano. Cosa si intende per eiaculazione precoce? Allora, tecnicamente per eiaculazione precoce si intende una eiaculazione con un tempo di latenza, cioè inteso come tempo di eiaculazione dopo la penetrazione, inferiore a 1 minuto. Quali sono le cause dell'eiaculazione precoce? Allora, l'eiaculazione precoce può essere congenita, la cosiddetta lifelong, cioè presente dall'inizio dell'attività sessuale del paziente. Può essere acquisita, cioè può insorgere ad esempio come sintomo di un problema, ad esempio infettivo alle vie urinarie o alle vie seminali. Può essere anche situazionale, cioè presente solamente in alcune occasioni o con determinate partner, magari con una partner c'è eiaculazione precoce, con un'altra la situazione è perfettamente normale, e può essere anche presente o non presente in autostimolazione. Che cosa fare se si ha l'eiaculazione precoce? Allora, come si può immaginare, si tratta di un fenomeno estremamente complesso da valutare, quindi da diagnosticare e anche da trattare. Può presentarsi con cause veramente molto multiformi e anche associate. Quindi è necessario sottoporsi a una visita specialistica andrologica, alla quale seguirà un iter diagnostico specifico per discriminare le cause o perlomeno escluderne alcune. Ad esempio, bisognerà escludere la presenza appunto di infezioni alle vie urinarie, alle vie seminali. Bisognerà eseguire una valutazione con una valutazione non invasiva con un biotesiometro, fare una biotesiometria peniena che discriminerà situazioni ad esempio caratterizzate da un'ipersensibilità locale, cioè i nervi del pene a livello glandulare, a livello del frenulo glandulare possono essere ipereccitati, per cui questo può provocare l'eiaculazione precoce. Seguirà anche un test specifico, che è un test di fallo-vibrazione, cioè un test dinamico per lo studio dell'eiaculazione precoce, che dimostrerà o meno la presenza di un'ipersensibilità funzionale, cioè una situazione per cui il glande o il frenulo appunto prepuziale sono particolarmente sensibili durante l'erezione peniena e possono scatenare il fenomeno dell'eiaculazione precoce. Quali possono essere i rimedi per l'eiaculazione precoce? Ecco, in base appunto agli esiti di questa diagnostica, la terapia potrà essere o una terapia desensibilizzante, ad esempio, nei casi in cui fosse riscontrata appunto una ipersensibilità con i test di cui vi ho parlato prima. Può essere una terapia invece neurorecettoriale, nei casi in cui ad esempio questi test possono essere risultati negativi, ma ci sia un problema molto probabilmente a carico della serotonina, cioè un ipotono della serotonina, per cui vengono prescritti dei farmaci che aumentino il tono serotoninergico dell'individuo. Possono essere associati degli esercizi di riabilitazione del piano perineale, che sono molto utili in associazione magari alla terapia farmacologica, per cercare di fare in modo che il paziente nel tempo possa ridurre o in qualche caso, purtroppo raramente, anche abbandonare la terapia farmacologica. Può essere necessario in altri casi, perché ci sono anche casi di eiaculazione precoce che sono assolutamente solo di natura psicogena, può essere utilissimo un supporto psicosessuologico e a volte sono necessarie anche delle terapie associative, cioè ad esempio desensibilizzanti, più farmaci, più riabilitazione, eccetera. Cioè è un fenomeno molto, molto complesso in alcuni casi da trattare. Grazie per l'attenzione e vi aspetto per una visita specifica.